Noi siamo partito di maggioranza relativa, riteniamo che in una trattativa le precondizioni non facciano bene. Noi oggi in conferenza stampa, dopo aver incontrato il presidente incaricato, abbiamo messo al centro i temi, i 20 punti che per il Movimento 5 Stelle sono importanti, fondamentali, ed è su questo che vogliamo aprire il confronto col Partito Democratico. Lo faremo da domani mattina, però è difficile accettare le precondizioni. Credo che si possa lavorare in modo costruttivo, però a partire dai punti che abbiamo messo sul tavolo, che riguardano l'ambiente, che riguardano il futuro del nostro paese, che riguardano i temi sociali, i temi del lavoro, della manovra economica. Io non ho visto ostacoli insormontabili, però è importante che si parta da i punti. Però voi stamattina avete fatto un'accelerazione improvvisa. Punti irrinunciabili. Conte parla di sintesi, c'è una differenza. Ma io credo che i punti che per noi sono irrinunciabili non possano essere un ostacolo insormontabile, perché credo che anche il Partito Democratico su quei punti abbia le idee chiare e che non siano così distanti dalle nostre. Ma quello quando di Di Maio sembrava un prendere o lasciare. Noi abbiamo parlato di basta inceneritori, abbiamo parlato di trivelle, abbiamo parlato di ambiente, abbiamo parlato di come si affrontano i temi ambientali, di come vediamo la società fra vent'anni. Rivendichiamo il fatto che l'atteggiamento nei confronti dell'immigrazione deve essere molto chiaro. Noi pensiamo che quando una barca arriva sul nostro territorio, arriva in Europa ed è in Europa che bisogna gestire i flussi migratori. Su questo mi sembra che non ci sia assolutamente divergenza. Ma quindi la linea del nuovo governo sarà quella di Salvini? Quella che aveva Salvini, la linea perché del governo, esattamente come è stata anche dell'ultima parte del governo precedente con Minniti, ha intercettato quindi ribadisco che non rinneghiamo quello che è stato fatto in termini di sicurezza, bisogna di immigrazione, bisogna assolutamente riuscire ad affrontare il tema con le diverse sensibilità che ci sono, ma il tema rimane che chi arriva in Italia arriva in Europa e quindi bisogna portare con una revisione del Trattato di Dublino il tema in Europa. L'autorevolezza del presidente Conte mi sembra che su questo abbia portato a ottimi risultati. Parlare di temi non è un ultimatum, parlare dei bisogni dei cittadini non è un ultimatum della manovra, perché questo era uno dei punti qualificanti. Sono degli elementi che mi sembra abbastanza evidente siano in comune. Noi dobbiamo assolutamente fare in modo che il primo gennaio, come sperava evidentemente di fare Salvini, l'IVA aumenti, e questo è fondamentale. Dobbiamo dare risposte ai cittadini che vogliono avere una famiglia, quindi agire in modo massiccio sulla natalità e sul fatto che le famiglie riescano ad essere accompagnate in un percorso di crescita della famiglia e quindi nel fare i figli. Oggi l'Istat dice che dal 2050 ci saranno meno lavoratori che pensionati. Questa cosa si fa con politica sulla famiglia. Grazie.